finale, è quello che hai fatto, come hai lavorato, come hai studiato. E allora me l'hanno chiesto i cittadini, hanno raccolto firme per tanto tempo, allora ho detto ok, allora ci ragioniamo. Ho evitato di andare al Parlamento con la certezza di andare, e invece ho accettato con la certezza della sconfitta, perché in questa città, ragazzi, che è bellissima, uno come me, che mi buttavano fuori dal comune fisicamente, perché andavo a occupare di tutto e di più, e anche però con motivazioni, non così, chiaramente ero visto come quasi un brigadista per loro. E diventare sindaco non era neanche pensabile, Ti presenti con una lista, devi andare, gli altri sono 8 partiti, ti fanno un mazzo così. Dove devi andare? E infatti, a prima chitta avevano vinto loro, 50% più un voto vinci. E mancavano poche sezioni e avevano vinto, avevano più del 50%. La penultima sezione, due sezioni da subinare in tutta la città, e avevano il 50% più un pugno di voti. L'ultima sezione, neanche Dario Argento, 49-94. Scendono sotto la soglia, si va al ballottaggio. Ma lo stesso, 8 partiti. Ma che cosa che si presenta uno, capito? Io devo battere 8 partiti. Sul palco alla Piazza Duomo c'era Crocetta, il presidente dell'Assemblea regionale, Genovese, tutti i ricchi della città, il PD, c'era tutto, è venuto anche Renzi, e noi eravamo soli, anzi Damiano mi ricordo, aveva 14 anni, e noi andavamo a fare, io uscivo dalla scuola e andavo a parlare nelle piazze, nelle scuole, ovunque, nelle parrocchie, c'era gente che diceva, senti, a casa mia ho radunato 50 persone, andavo nelle case. Lui ha fatto, e non me lo scorderò mai, lui ha 14 anni, molto più maturo di gente di 30, di 50, di 70, che hanno pensato solo a se stessi, la propria famigliuola, il proprio cane, la propria macchina, non gliela toccare se non ti fa un culo così. Ma di che parliamo? Parliamo sempre di noi stessi. Lui a 14 anni ha organizzato a Camaro San Luigi un posto dedicato, perché non c'è un posto meglio dell'altro, Il quartiere a rischio, che dice sempre, io penso che sono più a rischio i posti dove ci sono i ricchi, e vi dico perché, quando danno un genitore incosciente, ma non perché sei ricco e incosciente, ci mancherebbe altro, se sei incosciente e hai i soldi, sei pericoloso, gli dai la carta di credito a un ragazzino a 14 anni, gli hai per sempre rovinato la vita, perché pensa che tutto è basato sull'apparire, sull'essere, sull'avere e non sull'essere. Ed è rovinato la vita, perché pensa che può comprare tutto, mette la cartina, prende i soldi, compra questo, compra l'altro. E invece, allora non c'è il quartiere a rischio, c'è che dobbiamo tutti lavorare insieme. Chiaro che la famiglia è il primo pomare, la famiglia non te la scegli. Io non mi sono scelto la mia famiglia, mio padre, mia madre, persona per bene. Mio padre non c'è più. I miei due fratelli, 10 anni e 9 anni più di me, devono essere le persone che mi guidavano. Quando tu hai 12 anni, loro ne hanno 22, è il tuo, veramente, quello che ti indica la strada. Non facevo un'attività sociale, anzi, dovevo quasi nascondere, più che altro perché gli creavo preoccupazioni. Se andavo a occupare al muro di Berlino nel 79, che glielo dicevo a fare a mia madre, che non capiva di queste cose, e mi diceva non andare perché c'è un rischio. E infatti mi dicevo che ero con gli amici a Milazzo, poi la sfiga che mi prendevano, TG1 mi ripigliava e mi vedevano quello alle 8, mio padre, al TG, che non ero a Milazzo e che era a Berlino, o in tante altre situazioni. Perciò voglio dire queste cose, qui dentro, è il luogo del cambiamento. Però guardate, con umiltà, fate bene. Io sono niente e nulla, invitate gente da fuori a parlare con voi, qualcuno avrà qualcosa da dirvi, e voi avete molto da dire e da dare.